tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui per provare insieme a voi Pokémon Unite, un nuovo gioco di Pokémon uscito su Nintendo Switch gratuito. Come vedete all'orario siamo arrivati un po' tardi, purtroppo non siamo riusciti a registrarlo prima, infatti il video sarà uscito sicuramente in ritardo, ma non perdiamoci in ciance e iniziamo. Allora, vi segnaliamo da subito che questo Pokémon Unite è disponibile su Switch gratuitamente, ma a settembre sarà disponibile anche su smartphone iOS, Android, sempre gratuitamente. E cosa molto bella, c'è anche crossplay tra smartphone e Switch. Tipo noi possiamo giocare insieme. Certo, sì. Quindi vediamo un po' come piace. No, non ho saltare l'intro, voglio vedere. Ah, ok. Non ci siamo mai avvicinati a questa serie, a questa serie di giochi in MOBA. Io giusto un po' ho giocato a League of Legends nel mio passato di gioventù. Beh, in realtà neanche io non ci sono mai andata, cioè non mi sono mai avvicinata. Vediamo un po' com'è, perché abbiamo visto tanti pareri positivi, però vogliamo capire se questi pareri sono positivi, sono spinti dal fatto che il gioco è bello da giocare o dal fatto che è un gioco gratis. Infatti ho visto diversi meme sui social dove paragonavano tipo Pokémon Snap a questo e dicevano che questo era molto meglio di Pokémon Snap. Vabbè, a livello di giocabilità sicuramente tu i Pokémon li vuoi far menare le mani e altro, quindi sicuramente questo è più interessante. Vabbè, sicuramente vuoi far menare i Pokémon piuttosto che andare a fotografarli, no? Ci sta, vabbè, dipende, perché io li fotograferei. Vabbè, pure io, però vabbè, dipende dai gusti. Vabbè, sì. Però, certo, c'è il fatto che quello costa 60 euro, questo invece è gratis, e quindi gratis ovviamente... Dice, ti scrivo qualcosa di gratis. Diciamo comunque il classico genere di conquistare un po' le cose a tempo, vedi, ti sta mostrando, questi ci provano, quello si difende, però lui ci prova, se ne sbatte. C'è sempre un mix di generazioni, ovviamente. Ovviamente no, questa grafica, lo stile di grafico sicuramente è carino, però non è mai queste animazioni vere proprio in gioco, eh? Sì, è sempre quella visuale un po' isometrica, mix. Beh, diciamo la schermata già iniziale è molto carina. Beh, io un caricamento così non lo vedevo dai tempi di Paperino Operazione Papero. Trovo, vi metto l'immagine. Perché? Perché c'era Paperino che spingeva il caricamento in avanti, cioè queste barre sotto una vita che non li vedo più nei giochi. Vedere un gioco nel 2021 che carica così. Allora, possiamo scegliere la lingua tra... Ulurio? Giuda? Avda? Inglese. Ah, non c'è italiano. Non è italiano. Quindi, allora, noi siamo in Europa. Non è italiano, per me è già una mezza bocciatura. Perché a fare i giochi gratis, senza che chiama manco il traduttore, manco usare il Google traduttore che ti traduce le scritte, già hai fatto tutto, eh. Tra l'altro, no, questa schermata è però molto vecchio stile, Mi sembra quasi di stare giocando su un Nintendo 60. Allora, il nome del trainer. Gamer Lucky 21. Ah, che dopo 3000 tentativi, eh. Allora, io voglio essere... Ah, mettiamo... Beh, metti uno a casa, mettiamo, dai, questo baldo giovane, dai. Allora, scegliamo la tua faccia da culo. Ah, mettiamo questa, che è la faccia dopo aver letto i termini. Allora, poi, come pettinatura, allora, dai, bella. Ah, il colore dei capelli, attenzione, eh. Devi tenerci sul semplice, sempre questa. Ah, possiamo vestirci d'arancione o di vestirci di blu, eh. Anche se abbiamo queste calze che non è che mi convincono. No, metti arancione. Arancione, scegliamo, siamo molto fashion. Allora, il nostro trainer è di ML9M8HM. Sì. Hai visto che faccia di culo che c'ha questo Pokémon? Ho insistito per chiamarlo Pikachu. Per il momento, pessima impressione, eh? Perché? Sembra un gioco di 20 anni fa. È inglese. Ho detto tutto. Poi punta molto sull'online, la personalizzazione del trainer è sempre scarsa, come al solito. Beh, però magari si sblocca qualcosa più avanti. Pagamento, sicuramente. Vediamo un po'. Ehi, tu sei in quest'area di pratica per unirti alle battaglie di Unite. Nelle battaglie i Pokémon si devono menare a sangue. Ottimo, sai muoverti. Guarda, c'è una Poem. Lo puoi menare a sangue. Premendo A. C'è un'altra Poem. Menala a sangue.
Collezionando le EOS energie puoi raggiungere la zona del gol per concludere la missione. Però è divertente che tu attacchi e avanzi verso le aree, no? Abbiamo fatto canestro. Gol! Anziamo. No, te ne sei andato, sta là quello. Ah, è qui. Ah, poi, ciao. E poi il tuo punteggio lo devi riportare qui per fare più punti. Ma arrivi a 30 punti, vinci. Ma non c'è modo di saltare questo tutorial pallosissimo? Vedi, questo ci ha fatto guadagnare 5 punti. Quindi, nel nostro totale, che lo mettiamo dentro, arriviamo a 13. E penso che se tu muori prima di riportare i tuoi punti, li perdi, capito? Mica c'è salito di livello. A nuova mossa. Ora può fare questo. Oddio, quell'infame. Guarda chi c'è che vuole difendere la zona. Fagli il culo. Ah, ecco, ora si è caricato. Vai, sfondalo. Oddio, mi sta uccidendo. Aiuto, aiuto, troppo violento. Non voglio morire. Morto. Vabbè, però eri morto pure tu. Ok, ho perso questo sangue che mi ricarico. E poi facciamo un nuovo gol. E stravinciamo. Ok. Vabbè, però una vittoria molto regalata questa. Tutta l'esperienza qua. Ok, dai, abbiamo completato il tutorial di base numero 1. Speriamo che solo questo. Questo è lo stadium di Mer. Si vede? La mappa è divisa in due parti, bla bla bla, ci sono le zone del gol, quando tu fai così, fai quello. Guarda quanto è bello questa Ma cosa. non si può scoprire da sola queste cose. Guarda quanto è bello quest'altra cosa. Guarda quando siete belli tutti insieme. No, questi sono nemici. Ah no, 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 perché ne siamo Charmander, ci evolviamo durante la partita, vedo. Attacco! Mi raccomando di non romperci le palle. Oh, però è carino, dai, è simpatico. Sì. Solo che secondo me ci giocheremo questa volta e poi non ci giochiamo più. Le probabilità sono molto alte, ma perché noi Ah, perché comunque non giochi sono. online, noi non ci facciamo mai, perché ovviamente diciamo se abbiamo 2 ore di tempo per giocare, perché non andare avanti con una storia invece di metterci a fare cose, capito? Vabbè, deve essere proprio un gioco che ci prende proprio tantissimo, cosa che non succede mai. E più che altro non chiedo chi sono i miei compagni. Ci siamo evoluti in Charmeleon. Ah, faccio. Mettono un sacco di XP, complimenti, ora ti puoi muovere ancora di più. Il tuo Pokémon ha la vita bassa, stai per schiattare. Vai a prendere in quelle cose viola, vai. Non ho bisogno, ce la farò anche Muoviti, senza. vai, se non ti sfonda questo. No, devo sfondare. Ah, faccio. Ora puoi muoverti il tuo Pokémon come maestro. Ah, ah, questo perché sei imbalato? Aiuto! Ci Dai! possiamo tipo teletrasportare. È apparso uno nel centro, uccidilo! Vai. Ah, no, questo è per muovere. Come mi butto? Ah, super jump! ZR. Ui! Ah, dove è quello che dobbiamo accoppare? Eccolo! Vai, muori, È muori! che è così scarso? Ah, il Pokémon leggendario più scarso della vita. Oddio, 12 secondi, presto, dov'è un coso? Vai a prendere, vai a fare gol, Non ce la muoviti! farò mai. E No, non puoi volare! sta volando, Vai! Oddio, no! No! me l'ha dato forse. Ah! No, non me l'ha dato. Vabbè, pensavo abbiamo vinto, sì, 213 contro 227. Sì, abbiamo trionfato. Ah, ma che regalo il trainer? No, non si vede mai. Comunque abbiamo stravinto, eh. Dai, adesso Ma possiamo c'è pure fare. chi perde nel tutorial, tipo solo. Non è vero. Hai visto? Complimenti, complimenti. La tua pratica non è ancora neanche iniziata. Complimenti, Ah, complimenti. c'è il Pokémon. Allora, Charizard. non Pikachu, No, secondo Charizard. te. Ma Charizard penso lo scelgono tutti, eh. Oh, Charizard. Vabbè. Pronti? Via! Ah, ma allora sei sempre bambino, non ha senso, Mi faccio il cioè è sempre la prima culo! evoluzione, non ha senso.
bambino. bambino. Oh, ma se scimmie chi sono? Non ho capito, dammi. Perché non ci pensa? Non lo so, stanno, hanno un obiettivo nella vita e la vanno. Posso fare gol? Questa è la cosa per recuperare vita. Ah, là, se no facciano fare l'autogol, scusa. O se non facciano quei punti, eh. Quindi il gioco in questo consiste, che bisogna menarsi tra di voi e poi fare gol. In pratica fai punti e con quei punti che hai fatto li porti, tipo, li depositi, no? Vabbè, in termini semplici è come se tipo noi ci stiamo picchiando e tu ogni volta che meni qualcuno lo rapini e poi vai a depositare i soldi che ho ottenuto. Oh, ma se siamo compagni, oh, ball tips. Oh! Dai, smettila! Oh, ma questi sono tutti deficienti in questo tipo di gioco. Fammi fare gol, questo è scemo! Ah, ho capito, sono infami. Perché? Perché forse comunque siamo in squadra, però comunque siamo contro perché tu ovviamente più fai punti, più fai bella figura, no? Quindi se quello uccidendo me mi ha... se ho preso i punti che ho fatto io. Ma no, ma allora noi siamo nella squadra blu, vedi? La squadra arancione contro. E quella è blu. Da pure la foto là in alto. No, lo stanno uccidendo, difendilo, difendilo! E sto morendo io, scusa. Bene. Ah, un po' di resto. Allora, forse i miei compagni non sono quelli che pensavo io. Però, non capisco. Cosa succede? Non seguire bene il tutorial. Scusa, i miei compagni sono Ney Masso, Zeta Karma, Dani Roma e Xander. Allora, la banana già giustificato che mi ha ucciso, perché era nemico. Però Ney Masso è un infame. Ah, no, è Paul Tips. È perché hanno lo stesso Pokémon. Vedi, dovrebbero mettere il divieto. Però non lo possono mettere che Pokémon comunque ci sta, che uno ha più Pokémon uguali. Sì, infatti. Allora no, abbiamo frainteso. Non mi hanno nominato i miei compagni. Ah, siamo impossibili da fermare. Questo era proprio poco. Ma durano pochissimo questi. Vabbè, giustamente la partita dura poco, non è che te li potevano mettere infiniti. Vabbè, l'ho capito. Ma io ho 40, forse devo fare gol, eh. E vai. Mi porta 40, però non so dove li ho presi questi punti. Andiamo. Ma qui. Guarda, sì, ma c'ho 40. Bang! Wow! Abbiamo fatto fare un sacco di punti alla squadra. Però hanno vinto grazie a noi. Eccolo, vedi, Kasai. Kasai? Se n'è fuggito. Kasai, dove stai? Ma che pure questa specie di miele ti fa tenere punti. Ma vedi, c'è quello Zapdos. Mi piace sempre quello. Ho distrutto un'area, tanto che abbiamo fatto i gol. Vabbè, abbiamo fatto vincere la squadra noi. Vai. Sembra che siamo solo noi contro tutti. Questi non fanno niente. Per 36 su 100. Dai, mancano 20 secondi. Oh, veramente? Non so se abbiamo vinto, però noi ci siamo impegnati tanto, eh. Beh, noi ci siamo impegnati, oh. Ah, abbiamo vinto! Guarda, abbiamo fatto tutti noi i punti, eh. Quanti punti abbiamo fatto? Penso quelli là più alti, 145. Infatti, primo posto... L'ho fatto tutto noi, ok? Gli altri pensavano a fare gli stupidi. Invece noi 206 abbiamo fatto pure più punti della squadra avversaria. Ah. Che l'altro hanno fatto 155 punti al massimo, eh? Una vittoria proprio meritatissima. Credo, credo perché siamo al primo posto. Poi non so perché ne abbiamo un pugno e zero strette di mano. Forse che non abbiamo... Non so cosa vuol dire. Però comunque abbiamo vinto. Ah, ringraziateci, scarzoni. Ok, comunque, tutto sommato il gioco è carino. Il fatto che in inglese, in realtà, per i grandi dialoghi che ci sono nel gioco, alla fine frega poco. Infatti, sì. Però, cioè, il gioco è carino se non avete nient'altro da giocare. Mm. Tipo noi, avendo altro da giocare, già solo su Switch, ma anche su altre console, sicuramente non ci dedicheremo tanto tempo e sarà difficile anche... riuscire a fare una seconda partita, forse in live qualche volta. Vabbè, ma è una possibilità molto remota perché non abbiamo
già questo genere non è tanto il nostro genere, però i giochi online non è che ci piacciono più di tanto, quindi... Poi no. Ma che ti devi dedicare, se vuoi, ti devi dedicare molto se vuoi giocare, se no ti scocci solo perché gli altri vanno avanti e tu rimani indietro come uno scarsone. Fateci sapere voi se avete provato il Pokémon Unite. Ricordiamo che il gioco è disponibile gratuitamente per tutti su Nintendo Switch e, come detto, da settembre sarà disponibile anche sui cellulari, con tanto di crossplay, quindi sì, potete giocare. Secondo me sul cellulare è più adatto questo gioco, più che su Switch, perché più... Switch comunque ha un certo spessore, invece il cellulare tu lo puoi prendere proprio in qualsiasi momento, invece Switch se non te la porti dietro non ci puoi giocare. Vabbè, quello sì, però per chi ha Switch Lite già aggira un po' il problema. Vorrei sapere, come detto, cosa ne pensate di questo nuovissimo gioco uscito proprio pochi giorni fa, e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!